Ben ritrovati, questo con molta probabilità è l'ultimo video del 2021. Solitamente a fine anno si fa un'analisi dei 365 giorni trascorsi, si tira una linea e si valuta fatturato, numero dei clienti acquisiti, eccetera. Con questo video voglio parlare di quello che secondo me è mancato nel mondo dei social dei detailers. Parlo solo dei detailers e non dei carrozzieri perché il problema che sto per affrontare coinvolge più loro. Se si fa una revisione di tutti i video che ho pubblicato quest'anno, uno dei problemi che ho evidenziato sin da subito e più volte è la mancanza di comunicazione sui social con i potenziali clienti. Mi spiego meglio. Molto spesso ho visto post che mettevano in evidenza il prodotto utilizzato piuttosto che i servizi offerti dal centro detailing. Ragazzi e ragazze, perché ci siete anche voi, questa è un'attività che spetta all'azienda produttrice e distributrice, quello della promozione del prodotto. Quando vado in pizzeria, io cliente, non sono interessato alla marca della farina, sono interessato al risultato finale e al servizio ricevuto. Permettetemi di fare questa osservazione, anche se posso risultare antipatico a qualcuno. Dovete concentrarvi nel far conoscere la vostra attività e di comunicare direttamente con il cliente e non puntare al like facile del collega che usa il vostro stesso prodotto. A proposito di like, i consensi non sono minimamente sinonimo di fatturato. Ad alcuni aumenta l'autostima, lo posso comprendere, ma non sono necessari a far pagare tasse e bollette a fine mese. Più like non significa essere bravi nel proprio lavoro, non significa essere migliori di qualcuno. Sono dell'idea che bisogna potenziare le capacità comunicative e di indirizzarle al cliente finale. Nel mio caso devo rivolgermi ai detailers, voi di conseguenza al grande pubblico. C'è un fenomeno molto discusso che prende vita sui social, ovvero la presenza della echo chamber, ovvero camera dell'eco, una descrizione metaforica che definisce il comportamento di molti internauti nel ritrovarsi in ambienti dove tutti parlano dello stesso argomento, quasi a voler rafforzare le proprie idee, i propri punti di vista. Questo è deleterio per un professionista perché costui dovrebbe mettersi in discussione ogni volta e migliorarsi se è possibile. Molte volte mi è stato detto: il cliente non vuole spendere. Io rispondevo: non vuole spendere perché probabilmente non ha la consapevolezza del servizio che sta ricevendo. Io non credo che per fare una telefonata o navigare sui social occorra necessariamente uno smartphone da 1000 euro. Eppure oggi chi dice è caro possiede uno smartphone sovradimensionato alle proprie esigenze. Questo perché l'azienda produttrice dello smartphone ha comunicato direttamente al fruitore finale, non si è rivolta al negoziante per vendere il suo prodotto. Secondo me, per sviluppare meglio il mercato del detailing è necessario cambiare comunicazione. Bene, termino qui le mie considerazioni augurando a tutti voi un anno sempre più soddisfacente. Buon anno da tutti noi di Green Soul.